Ogni uomo ha paura della morte della carne, mentre pochi temono quella dell'anima. A partire dal 1347 l'Europa fu colpita da una gravissima epidemia di peste che si abbatté su una popolazione impreparata e ignara. La morte nera uccise almeno un terzo della popolazione europea ed ebbe un effetto dirompente sulla vita dei singoli e delle comunità. Il suo impatto fu terribile non solo perché se ne ignoravano l'origine e la cura, ma anche perché colpì tutti, senza distinzioni tra classi sociali. Oltre alle devastanti conseguenze demografiche, la peste nera ebbe anche un forte impatto sulla società del tempo, facendo emergere tensioni e paura. In termini culturali e sociali, la peste e la sua morte portarono in luce un profondo senso di fatalismo. L'arte, la letteratura, la religione dell'epoca colsero questo stato di cambiamento, determinando un aumento importante nelle rappresentazioni della morte. Dopo il funesto passaggio della peste nera nacquero quindi danze macabre, trionfi della morte, memento mori e vanitas, insomma tutta una ricca e variegata iconografia della morte. In questo contesto, nella prima metà del 400, presero forma le Ars Moriendi, ovvero libri che contenevano suggerimenti utili per potersi preparare al meglio alla morte. Si diede così il via ad una lunga tradizione letteraria in cui furono pubblicate delle vere e proprie guide e manuali in cui si insegnava l'arte di morire bene. Questo genere di libri ebbe una forte diffusione. Molte furono le stampe, nuovi titoli e continue riedizioni. In particolare nel XVII secolo si registrò un aumento esponenziale del fenomeno. La particolarità e il fascino di queste edizioni sono le illustrazioni. Illustrazioni macabre, illustrazioni di grande espressione, capaci di scuotere le anime e terrorizzare l'immaginazione. Da questo contesto lugubre e spaventoso emerge questo libro. Libro in cui la morte è il tema principale. Tutto ha inizio con uno scheletro che bussa ad una porta. In mano ha una clessidra e una falce. Sopra la porta è scritto «Statutum est omnibus hominibus semel mori». È stabilito che gli uomini muoiano una sola volta. L'attività cortese riempie la via di mezzo. A sinistra un uomo porta una croce su per una collina, verso una piramide raggiante con un serpente che divora se stesso. Sotto lo scheletro, poi, c'è una sepoltura in cui giacciono i segni di decadimento. Il libro poi prosegue, ma al suo interno non vi è alcun testo. Ci sono soltanto illustrazioni e in totale sono 42. Queste 42 illustrazioni sono le stesse che furono usate per questa edizione. Ed è proprio grazie a questa edizione che possiamo scoprire il nome dell'artista che disegnò queste illustrazioni. Si tratta di un artista olandese, un certo Romain de Hooge, il quale era conosciuto per essere un abile pittore, ma soprattutto un famoso caricaturista. Questa edizione fu stampata ad Amsterdam nel 1694 e porta il titolo di Miroir de la Bonne Mort, ossia lo specchio della buona morte. Lo specchio della buona morte mostra cosa è necessario fare per morire felici. In ogni scena è raffigurato un uomo che seduto nel suo letto attende l'arrivo della morte. Sono gli ultimi attimi, gli ultimi momenti. Attorno a lui ci sono persone care, parenti, oggetti e beni materiali. In alcune immagini si possono anche trovare animali domestici quali fedeli amici di una vita. Al suo fianco è sempre raffigurato un angelo che lo incoraggia e lo sostiene. Le scene sono concitate, l'uomo nel letto mostra tutta la sua disperazione in una lotta contro il tempo. Così come il famoso personaggio Scrooge di Charles Dickens, l'uomo sul letto vuole recuperare le sue male azioni, cercando un ravvedimento dell'ultimo minuto. Le scene sono molto suggestive, dense e cariche, così come impone lo stile barocco. Movimenti pluridirezionali, scorci prospettici, forti contrasti chiaro-scuro e luci improvvise. In alcune immagini l'atmosfera si carica di spettacolo, un effetto teatrale nel quale una nube densa e carica entra nella stanza, rendendo il tutto ancora più illusionistico. Quel fumo in alcune immagini ha l'odore dello zolfo. Infatti, se si guarda da vicino e con più attenzione, si scorgono diavoli nascosti nell'ombra.
La lotta per l'anima avviene nel momento della morte. Proprio qui il diavolo tenta la persona mostrandogli i suoi peccati. Quest'opera, così come tutte le opere dell'Ars Moriendi, ci invita a riflettere e a pensare che forse il grande esame da superare nella vita non è la morte, bensì il morire. Senza però mai dimenticare che anche in questi casi è sempre necessario avere un pizzico di ironia. Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me lo segni proprio, c'è una cosa...